Il prodotto tipico di qualità è un prodotto che riceve un marchio europeo, che possono essere l'IGP o la DOP, indicazione geografica protetta, denominazione di origine protetta. La differenza sostanziale è che per il prodotto IGP è sufficiente un processo di lavorazione all'interno di un paese o di un territorio, mentre per quanto riguarda la DOP è una denominazione superiore, più difficile da raggiungere perché identifica proprio territorialmente il prodotto. E questo deve essere realizzato con disciplinari di produzione molto restrittivi e che ne delimitano la produttività. Per quanto riguarda il riconoscimento europeo, sono necessari controlli, analisi, ricerche specifiche che ne documentino l'identicità e l'unicità legata alla produzione territoriale. Nel territorio ferrarese abbiamo ottenuto la DOP dell'aglio di Voghiera grazie proprio a una ricerca durata 10 anni che ha portato a questo riconoscimento che ne garantisce, oltre che la qualità, il valore economico. A fronte del grande interesse manifestato dai propri studenti, Unife ha aderito all'iniziativa Le Università in Expo, che consente agli studenti iscritti l'acquisto dei biglietti di ingresso alla tariffa agevolata di 10 euro. Ogni studente iscritto può acquistare un solo biglietto che sarà distribuito direttamente dall'università. L'opzione è riservata agli studenti Unife regolarmente iscritti per l'anno accademico 2014-2015. Simonetta Pancaldi, docente di botanica presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell'Università di Ferrara, si è aggiudicata il premio Rosa, risultati ottenuti senza aiuti, consegnatole da Roberta Pinotti, ministro della Difesa, nella splendida cornice del Tempio di Adriano a Roma. Il premio è finalizzato a valorizzare le attività professionali della donna in campi di attività ancora a forte predominanza maschile. Taglio del nastro venerdì 22 maggio alle 17 a Palazzo Turchi di Bagno in corso Ercole d'Este per la mostra L'Università nella Grande Guerra. La mostra rimarrà aperta fino a giovedì 18 giugno. Il percorso della mostra verte su una serie di documenti risalenti agli anni 1915-1920 che attestano l'azione di professori e rettori a favore dell'impegno patriottico, lo sforzo compiuto dall'Ateneo per mettere a disposizione dell'esercito aule, laboratori, capacità professionali, la modificazione dei corsi durante la guerra, il sacrificio degli studenti caduti.